Rudolf Caracciola, lo Schumacher degli anni 30. Otto Wilhelm Rudolf Caracciola, detto Rudy, nasce a Remagen il 30 gennaio 1901 da una famiglia di origine italiana e diventerà uno dei più grandi piloti di sempre. Rudolf si affaccia al motorsport già negli anni 20, ma saranno gli anni 30 quelli della consacrazione. Occorre ricordare che con la salita al potere del governo nazista, l'industria automobilistica tedesca entra in una fase d'oro e il governo stesso foraggerà grandi costruttori e anche squadre sportive per le competizioni automobilistiche. E il giovane Rudolf guiderà proprio per la squadra vincente, la Mercedes, con la quale si aggiudicherà tre campionati europei internazionali, l'equivalente di un mondiale di Formula 1. Tra i suoi numeri troviamo tre campionati europei, tre campionati di montagna, il record di velocità su strada di 433 all'ora e su 204 gare portate a termine 144 vittorie. Rudolf porterà in pista la mitica W25 di Mercedes e la W125, poi trasformata per ottenere il record di velocità mondiale. E proprio nel 1934 la W25 di Caracciola, presso il circuito del Nürburgring, diventerà la famosa freccia d'argento, perché gli verrà grattata la vernice per levare il chilo extra che non avrebbe permesso poi di partecipare a Mercedes all'ambitissimo Gran Premio Nazionale. Sono gli anni dei grandi record osannati dalla propaganda e Mercedes nel 1936 fornisce a Caracciola una vettura che gli consentirà di battere il record mondiale e salire a 387 km orari di velocità. Ma non è solo la stella di Mercedes a brillare, c'è anche un altro ingegnere, il preferito di Hitler, tale Ferdinand Porsche, che lavora per l'Auto Union, l'Audi di oggi, e prepara una super macchina per sfidare Caracciola e la Mercedes nel 38, il 28 di gennaio. Il giorno della sfida, Caracciola su Mercedes sarà il primo a correre e riuscirà a stabilire sull'autobahn numero 5 il record su strada di 433 all'ora con la sua W125 modificata. Dopo di lui correrà un altro pilota, altrettanto famoso in quegli anni nelle squadre automobilistiche tedesche, il grande Bernd Rosemeyer, stella dell'Auto Union, che guiderà la macchina progettata da Porsche. Il visionario Porsche, grazie a Rosemeyer, aveva vinto il Gran Premio in Germania con un Auto Union dal motore posteriore, dimostrando che il motore posto dalla parte del retrotreno della macchina poteva funzionare ugualmente. E così Rosemeyer inizia il suo scontro fra titani, prende il via sull'autobahn numero 5 con l'Audi progettata da Porsche ed è seguito dall'aria da un aereo della Luftwaffe per comparare le velocità. E proprio quando sta per raggiungere la velocità record del suo avversario, la macchina ha un sobbalzo e viene buttato fuori dall'abitacolo e muore sul colpo. La morte di Rosemeyer, ormai un eroe popolare, colpirà l'immaginario della gente e il regime sfrutterà questa tragedia per fargli un funerale di Stato come fosse un gerarca nazista. Ci sentiamo alla prossima puntata, dove vi racconteremo altre curiosità del grande Caracciola. Grazie se siete stati con noi.